Allora, vi avevo detto di conservare i chiodini avanzati, cioè quelli tagliati, eccetera, perché se ne poteva fare qualcosa. Io oggi voglio proporvi una soluzione, cioè una soluzione, un'idea per farne qualcosa, e cioè creare dei modulini, come vedete che ho creato questo, con i residui appunto dei chiodini. Mi serviranno in questo caso i chiodini dorati. Io ho preso una perla normale color perla e poi delle perle colorate come questa, che tra l'altro mi sono avanzate da altri lavori, quindi io faccio sempre un riutilizzo di quello che mi avanza e non faccio altro che fare un cappietto da questa parte. Ecco perché ho messo la perla, perché sennò il cappietto uscirebbe dal buco di questa, perché è troppo grande. Ho messo una perla, ma potete mettere una perlina. Poi certamente questo tipo di modulino lo potete anche modificare e quindi farlo in un altro modo. E quando siete arrivati a questo livello, io già ne ho costruito una parte, non fate altro che agganciarlo e chiuderlo. Così come agganceremo e chiuderemo anche questo. Oh, si è staccato, come mai? C'era evidentemente uno di questi chiodini che non era chiuso bene. State attenti a chiuderli bene perché se si riaprono perdete la collana. Allora, vabbè, ma questa è una collana leggera, quindi non ci sono grandi danni. Allora, qui lo chiudiamo molto bene, tiriamo sulla perla. Ecco così. Io ho attaccato praticamente questi modulini, ve ne faccio ancora vedere uno. Prendiamo sempre il nostro pezzettino di chiodino, ci mettiamo una perla, questa è una perla, scusate, che è un altro colore, non è bianca, allora non va bene. Qua ho un po' un mix, ecco, una perla con la perla giusta, e prendiamo una perla che non è ancora stata utilizzata, per esempio, se troviamo un bianco, eccolo qua. Cioè che nell'alternare i modulini cercate di non ripetere sempre gli stessi colori perché sennò viene una cosa bruttissima. Io metto la perla ovviamente per bloccare il chiodino, perché sennò, il cappietto, perché sennò questo cappietto entrerebbe qua nella perla. Quindi è chiaro che dovete lavorare o con delle perle con un foro più stretto. O che se volete fare questo lavoro che sto facendo io, dovete mettere una perla che blocchi. Qui abbiamo un chiodino, cioè un cappietto che non è chiuso bene. Se non sono chiusi bene, poi si aprono. Ecco, e quando siete arrivati qua, chiudete il vostro cappietto. Quindi praticamente potete realizzare una collana lunga, un bracciale, una collana a giro collo, quello che volete. Quando avete finito potete anche non mettere la chiusura, perché se la fate molto lunga basterà che aggiuntate i due cappietti uno insieme all'altro. Vi faccio vedere ancora una volta come si realizzano questi modulini, che sono semplicissimi, ma giusto per farvene vedere con un altro colore. Per esempio, vediamo cosa pesco. Volevo mettere un fucsia, eccolo qua, per rendere un pochino più colorata la collana. Importante non ripetere mai gli stessi colori uno vicino all'altro. Questo vabbè è un direi che chi fa bigiotteria lo sa, ma comunque è sempre meglio precisarlo. E quindi continuate a utilizzare tutti i chiodini che avete con questo sistema, facendo quindi una collana lunga, corta, come volete. Se la volete fare giro collo, ovviamente dovrete inserire una chiusura. Se la volete fare invece che entri dalla testa, basterà allungare la dimensione della collana. Io credo che sia una bella idea per sfruttare sia i chiodini avanzati, quindi non buttare via niente, sia anche del materiale che magari potete avere in casa e in questo caso potete usare per fare una collanina carina, estiva e semplice.
Spero l'idea vi sia piaciuta, quindi iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e condividete.